Pensiamo più al pianto del Signore. Dominus flebit, il Signore pianse. Anche chi è abituato a considerare, e non sono in molti, le sofferenze di nostro Signore Gesù Cristo, quelle del Calvario, quelle della croce, quelle della sua morte, anche molti che sono abituati a considerare i dolori di Cristo non pensano al pianto del Signore. Vi supplico, ponete una serissima attenzione sul pianto di Cristo. Era in viaggio verso Gerusalemme, a un certo punto si arriva sulla collina di fronte e con uno sguardo di insieme si abbraccia tutta la città e il Signore Gesù pianse. Noi non pensiamo più al pianto del Signore, siamo come quel popolo. Mai è stata così attuale l'applicazione. Come il popolo di Israele che non capisce la salvezza, anche dopo che sono iniziati gli atti di Dio per la salvezza. Proprio nell'epistola della messa di oggi, San Paolo ai Corinti descrive così il popolo sedette per mangiare e bere e poi si alzarono per divertirsi. Ma non è così l'aspirazione di oggi. Non è così il desiderio di troppi cristiani. Parlo dei pagani che sono la maggioranza assoluta oggi, ma tanti cristiani. Qual è lo scopo della vita? Mangiare, bere e alzarsi per divertirsi. Guardate che sotto quella parola divertirsi ci sta il desiderio di star bene, eh? Non pensiamo a cose terribili. Abbiamo confuso la grazia e la salvezza con lo star bene. Per cui abbiamo censurato il pianto di Cristo. Censurato. Chi ne parla più? Il Signore pianse. E non è un pianto per la condizione umana, non è un pianto per la nostra miseria, non è un pianto per le varie povertà, tutto giusto questo, ma certo che bisogna avere commiserazione, ma il pianto del Signore è un pianto preciso. Piange perché Gerusalemme, non accogliendo Lui come Redentore, si perderà. Se anche tu avessi conosciuto in questo giorno che era il tuo ciò che giova alla tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Signore, piange per le conseguenze del rifiuto della grazia di Dio, del rifiuto di Lui, di Gesù Cristo. E sono conseguenze reali, reali. Per questo che il Signore piange. Sono conseguenze personali e storiche, personali, sociali. Altro che interpretazioni spiritualiste. Verranno per te giorni, dice Gesù Cristo, in cui i nemici ti circonderanno di trincee. E questo è avvenuto.
e ti accerchieranno, ed è avvenuto, e ti stringeranno da ogni parte, ed è avvenuto, e abbatteranno te e i tuoi figli che sono in te, ed è avvenuto, e non lasceranno di te pietra su pietra, ed è accaduto questo. Perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Noi abbiamo trasformato, ce l'hanno fatto trasformare, c'è un martellamento culturale, psicologico negativo, ci hanno fatto trasformare il cristianesimo nella religione dei sentimenti interiori, personali. Tutto emerge da te, dal tuo io, dalla tua coscienza, dai tuoi desideri, dai tuoi bisogni. No, no, ci sono conseguenze storiche nel rifiuto di Cristo. Questo è vero, ripeto, per la nostra vita personale. Ci si salva o non ci si salva? Questo è vero addirittura per Gerusalemme, per una città, per una nazione, per un popolo. Noi l'abbiamo censurato. Per noi il pianto di Gesù resta una cosa retorica per dirci quanto ci vuol bene. Certo che ci dice il suo amore immenso, ma ci dice anche che la salvezza è una questione reale. Proprio perché c'è il pianto di Cristo, proprio perché Lui piange, noi sappiamo che è tutto vero. Che è tutto vero. E lo dice parlando dei castighi ricevuti dal popolo di Israele nel deserto, quando si rivelavano al Signore, lo dice San Paolo. Non provochiamo Cristo, come alcuni di loro lo provocarono e furono uccisi dai serpenti. L'epistola di oggi è. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e furono uccisi dallo sterminatore. Tutto questo accadeva a loro e a valore di simbolo ed è stato scritto per ammonire noi, dice San Paolo, per i quali è giunta la fine dei tempi. La fine dei tempi, cioè, i tempi del Signore presente, di Gesù Cristo. È tutto vero, per questo il Signore piange, ma per questo la Chiesa, che è madre, ha pianto. Nei secoli della storia cristiana la Chiesa ha pianto, ma non ha pianto perché era perseguitata, perché le cose non andavano bene, ha pianto perché le anime si perdevano. Voi sapete che la legge suprema della Chiesa è la salvezza delle anime. È così importante la cura delle anime, la salvezza delle anime, che è al di sopra di tutto il diritto canonico, di tutte le leggi della Chiesa. La Chiesa ha pianto perché Cristo ha pianto. Nei tempi moderni ha detto che non deve piangere più, e allora che ci sta a fare la Chiesa? Che ci sta a fare se non piange? E i padri, le madri cristiane hanno pianto. Non hanno pianto perché il loro matrimonio non era come se lo immaginavano, perché la loro casa, perché il lavoro non era quello che speravano. Hanno pianto per la salvezza eterna dei loro figli. Forse che non è vero che Sant'Agostino si è salvato per il pianto della madre Monica. Forse non è vero per innumerevoli santi e sante. Dobbiamo di nuovo guardare al pianto del Signore. Allora si sanerà la nostra fede. Sarà salva dal falso cristianesimo che serpeggia.
che è vuoto e inutile. Non è vero, non fa piangere, non è vero, non tocca la vita. Non c'è niente che è generato nella vita di quel giorno, se non anche, non dico solo, anche attraverso il pianto. Non c'è niente. Fino alla nostra nascita è così. E il bambino dimostra subito che c'è piangendo. La prima cosa che facciamo nella vita non è parlare, è piangere. Se è vero tutto questo, allora diventiamo casa di preghiera. La Chiesa tutta e ciascuno di noi, perché se è vero tutto questo, se guardi il pianto del Signore, se ti rendi conto della verità della salvezza, e questo non è solo, non è tristezza, e basta. E anche la gioia di sapere che non è retorica la salvezza, è terribile. Amici cari, continuano a parlare della salvezza in giro. Tutti fanno finta che non si muoia, tutti fanno finta. Ma a noi non serve una salvezza falsa, noi vogliamo sapere se siamo salvi davvero. E ripeto, il pianto del Signore è la dimostrazione che se lo seguiamo è vera la sua salvezza. Il Signore ci dà la grazia, non permette che siamo tentati sopra le nostre forze. Dà a ciascuno la possibilità di convertirsi. Allora, ripeto, allora nasce la preghiera vera, non la preghiera come ricerca spiritualistica del benessere. Guardate che oggi è dilagante questo, la preghiera, ma senti il bisogno di pregare. No, devi pregare quando non senti il bisogno, quando ti costa fatica, sempre. E di tanto in tanto gusterai il valore della preghiera e dirai che bello, e non ne potrai più fare a meno. Guardate che è singolare che in questo brano del Vangelo, dopo il pianto su Gerusalemme, c'è la cacciata violenta dei mercanti nel Tempio. Ne avete fatto una spelonca di briganti, perché non avete pregato? Pregato sul serio. Mai c'è stata una diminuzione di preghiera nel popolo cristiano come in questi ultimi decenni, spaventosa, con lodevoli e grandi eccezioni. La nostra vita, immagine della Chiesa di Dio deve essere casa di preghiera, carissima Celeste, in questa domenica del Dominus Flevi, del pianto del Signore, tu hai la grazia di ricevere la prima comunione. L'hai desiderata questa grazia? L'hai domandata? Non so se te ne sei accorto, ma hai insistito anche. Questo è il segno che ha il Signore. Continua ad amarlo. Oggi lo ricevi per la prima volta nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Corpo, sangue, anima e divinità. C'è tutto il cielo, perché c'è tutto Dio, c'è Gesù. Come custodire questa grazia della comunione? Pregando. Abituandoti a stare col Signore. Come hanno fatto i bambini di Fatima, che hanno imparato a pregare perché la Madonna ha insistito. Come hanno fatto tutti i santi, i bambini e bambine della storia cristiana. Sai, Celeste, e voi tutti, quando San Pio X anticipò e fu coraggiosa la scelta, l'età della prima comunione, noi adesso la stiamo spostando sempre più di chissà perché, ha voluto anticipare tantissimo, 7 anni addirittura. Appena si distingueva il pane comune dal corpo di Cristo, sapere chi si dice. Perché ha fatto questo? La Chiesa era in pericolo, serpeggiava il modernismo che tutto distruggeva, il mondo era in pericolo,
si erano le porte della prima guerra mondiale e il Papa lo sapeva. Ha chiesto che i bambini pregassero, che i bambini fossero sempre più vicino a Dio e ottenessero il miracolo. È così che si custodisce la grazia e si fa bene al mondo. Vivi così, Celeste, viviamo così noi tutti, tornando alla grazia dell'infanzia santa, che il Signore chiederà a noi prima di accoglierci al Paradiso. Sia lodato Gesù Cristo.